Siamo a San Severo, in contrada Sant'Antonino. Siamo in un vigneto coltivato a tendone dell'azienda agricola Gianfelice D'Alfonso del Sordo. Ci aspetta tra i filari Gianfelice, che adesso ci parlerà innanzitutto di perché di questo vigneto coltivato a tendone. Questo vigneto è un vigneto di Nero di Troia che, diciamo, è stato uno dei primi in azienda a essere piantati e praticamente risale al 1973. Il fautore di questa scelta del Nero di Troia fu mio padre perché insistentemente voleva coltivare il mito di questo vitigno autoctono che all'epoca non era molto conosciuto e soprattutto veniva vinificato in blend con altri vitigni perché non se ne conoscevano bene proprio le potenzialità. Questo ha fatto sì che nel corso degli anni, quando è toccato a me gestire l'azienda, ho voluto approfondire le conoscenze di questo vitigno così misterioso, diciamo, e capire effettivamente se la sua, diciamo, destinazione finale doveva essere quella di andare sempre in uvaggio con altri vitigni o poteva essere presentato anche in purezza, quindi al 100%. E questo ha fatto sì che nel 2001 nascesse il nosto primo Nero di Troia in purezza, il Guado Salleo, ed è proprio da questo vigneto a tendone, e su questo appunto ci sarebbe molto da dire perché spesso negli anni il tendone è stato un po' mortificato dalla scienza enologica dicendo che era un tipo di allevamento molto più adatto alle coltivazioni di massa che non a quelle di qualità. In realtà piano piano nel tempo si è sfatato questa diceria perché poi alla fine l'equilibrio vegetativo tra le piante e i grappoli che si viene a considerare all'interno di un tendone è molto importante, soprattutto se si punta alla qualità. Quindi è la gestione del vigneto che poi è importante. In questo caso il tendone, almeno alle nostre latitudini, ricopre anche una veste di sicurezza, soprattutto per quelle estati molto calde. Ultimamente ce ne sono molte nelle nostre zone dove effettivamente c'è un rischio di bruciare tutte quelle sostanze aromatiche all'interno dell'uva e quindi questo ombrello, questa copertura di foglie, riesce a invece creare un discorso, diciamo, leggermente migliorativo per quanto riguarda l'aspetto della diciamo della maturazione, soprattutto della maturazione fenolica. Peraltro devo dire che negli anni, insomma, l'aspetto tendone ha interessato anche altri vitigni oltre al Nero di Troia. Parlo ad esempio del Bombino Bianco. Tutti questi vitigni si sono, diciamo, dimostrati molto sensibili soprattutto all'allevamento e quindi hanno dato negli allevamenti a tendone comunque degli ottimi risultati. Quindi possiamo dire che Gianfelice sia andato controcorrente, perché mentre tutti espiantavano i tendoni e impiantavano sistemi di allevamento più moderni a spalliera, tu hai conservato con caparbietà questo impianto di tuo padre. Sì, diciamo che il controcorrente poi è venuto dopo, nel senso che inizialmente c'è stata proprio questa curiosità di vedere, come dicevo prima, le potenzialità di questo vitigno nell'allevamento a tendone. E da quello poi abbiamo capito che effettivamente il tendone e tutto quello che si diceva intorno non aveva tanto supporto scientifico, ma era frutto un po' di, come dire, di pregiudizi dovuti a questo tipo di allevamento. Chiaramente noi abbiamo anche degli allevamenti di Nero di Troia a Guyot perché abbiamo voluto chiaramente a vedere anche quello che risultava da questo tipo di allevamento, avendo anche ottimi risultati, ma quella è una scelta che diciamo è venuta dopo ed abbiamo dedicato comunque ai vini di fascia più bassa. Riteniamo appunto che il Nero di Troia con questo allevamento a tendone e forse con la specificità anche di questo vigneto, perché non dimentichiamo che molto è dato anche dal terroir, dalla composizione del suolo che ricordiamo in questa zona è a un fattore calcareo molto elevato, può dare i risultati che poi siamo riusciti a ottenere con questo vino. La conformazione, come vediamo, è una del ceppo, che è un ceppo che ha oltre 40 anni, quindi dà tutta l'immagine di questa, come dire, di questa vigoria un po'
bloccata dal fatto che comunque noi abbiamo una gestione molto stretta, quindi non permettiamo comunque, anche se è un tendone e si autoregola, perché come sappiamo i tendoni e comunque le viti di oltre di età abbastanza avanzate riescono ad autoregolarsi anche nell'approvvigionamento idrico eccetera, però cerchiamo sempre di contenere la produzione. Infatti in questo tendone siamo all'incirca sui 70-80 quintali per ettaro, una scelta che, come dire, per le nostre zone, per quello che di solito si sente sui tendoni, è effettivamente questa potrebbe essere controcorrente, ma appunto noi siamo più che soddisfatti per i risultati che poi si riescono a ottenere nella vinificazione. Bene, abbiamo parlato del terroir, abbiamo parlato del vigneto. Beh, io però vorrei parlare un po' del vino che si ottiene da questo vigneto. Raccontacelo un po', questo vino. Sì, questo vino nasce un po' dalla curiosità su questo vitigno in particolare e di questo vigneto, di questo tipo di allevamento, ma nasce anche dalla voglia di poter portare un terzo testimone della Puglia enologica, perché come sappiamo la Puglia tra i suoi tre grandi rossi ha il primitivo, il negramaro e appunto il nero di Troia, e portarlo a risultati che possano competere anche a livello internazionale. E questo nasce un po' tutto nel 2001, anche con l'incontro di Luigi Moio, che è stato nostro consulente per un decennio, e dalla scelta appunto di quel periodo di dare molta enfasi soprattutto ai vini da vitigni autoctoni. Come dicevo, nero di Troia era poco conosciuto e quindi si prestava effettivamente a questo rilancio, e noi l'abbiamo fatto partendo proprio da questo tendone. Abbiamo fatto una vinificazione molto molto lunga, macerazione sulle bucce con molti delle stagi, e abbiamo ottenuto un vino carico di sostanze antociniche, soprattutto di anche di tannini se vogliamo, che però abbiamo cercato di ammorbidire e di limare con l'uso sapiente delle barrique, e come sappiamo il legno al nero di Troia gli fa molto bene, perché comunque è un vitigno che, data la sua quantità di tannini, ha bisogno di un affinamento che può essere di 2-3 anni per arrivare anche ai 5 anni, cioè è un vino che non ha paura del tempo. Noi abbiamo attualmente anche in riserva dei primi esemplari prodotti da questo vigneto, che sono il 2001, e devo dire che ancora risponde egregiamente alla degustazione.